Pronta? Sì, fa. Siamo qui con Barbara Spinelli, una federalista doc, per parlare dell'ICE, del New Deal for You. Barbara, cosa ne pensi dell'ICE proposta dal Movimento Federalista Europeo? Ma io ho firmato anche un appello di Torino, credo, di altre diramazioni del federalismo europeo, e sono molto favorevole all'idea, praticamente è l'idea di un piano Marshall per l'Europa simile a quella che ha proposto Tsipras, solo che la cosa straordinaria è che questa sarebbe un'iniziativa dei cittadini che fanno la proposta alla Commissione europea e che poi di cui la Commissione europea dovrà tenere conto. E mi sembra che vada molto nei dettagli, perché il piano prevede interventi di Eurobond, la tassa sulle transazioni finanziare, la Tobin Tax, e la tassa anche la Carbon Tax, di cui non si parla quasi più ma che è fondamentale sulla produzione di anidride carbonica, e già queste due tasse insieme fanno qualcosa come 80 miliardi di dollari, quindi sarebbe un piano molto forte finanziariamente che aiuterebbe gli stati a affrontare i gravissimi effetti della politica dell'austerità. Potrebbe essere anche un primo passo per creare un governo europeo dell'economia, per le prestazioni dell'Europa. Infatti, secondo me, avere un governo dell'economia significa avere poteri europei che siano in grado di imporre tasse, perché la rappresentanza, si dice non esistono le tasse senza una rappresentanza, ma è vero anche il contrario, non esiste una rappresentanza senza un potere di imporre le tasse. Nel momento in cui ci sono istituzioni europee che sono in grado di imporre tasse diminuendole negli stati nazionali e quindi fare politiche con questi tassi, con queste tasse, con il gettito di queste tasse, e il potere europeo diventa visibile per ciascuno, diventa una cosa reale per ciascuno. Ci darai una mano per la raccolta di 1 milione di firme in tutta Europa? Certo. Grazie Barbara, grazie mille.